Capitano, ha un minuto? Uno solo. Si tratta di Spack. Non ha notato niente di strano in lui? No, niente. Perché? Beh, potrò stabilirlo solo dopo le necessarie analisi, ma direi che sta diventando sempre più irrequieto. Se non fosse un vulcaniano, direi quasi nervoso. Inoltre non mangia più, ho controllato e mi risulta che non mangia almeno da 3 giorni. Beh, pare che stia entrando in una delle sue fasi contemplative. Signorina Chapel. Dottor McCoy, capitano. Ah, capitano. Che cos'è? Oh. Ah, minestra vulcaniana. Fatta da lei, scommetto. Non rinuncia mai a sperare, eh? Oh, beh, vede, il signor Spack non mangia più e io ho notato che... Va bene. Gliela porti pure. Bones, non ho tempo. Jim, quando ho ricordato a Spack che doveva sottoporsi alla solita visita di controllo, sa cosa mi ha risposto il suo logico impassibile primo ufficiale? O la smette di ficcare il naso nei miei affari privati, dottore, o si ritroverà con la testa rotta. Le ha risposto così. Cos'è questa roba? Smetta di intromettersi! Quando vorrò qualcosa gliela chiederò! Capitano. Vorrei chiederle una licenza sul mio pianeta. Data l'attuale rotta, si può raggiungere Vulcano con una deviazione di soli 2 giorni luce. Ma cosa diavolo le succede? Le ho fatto una richiesta, capitano. Tutto quello che voglio è che lei mi risponda sì o no.